Ve l'avevamo detto 1-3 Armenia-Italia appena finita, nel video di stamattina lo avevamo detto 1-3, per fortuna l'Italia ha vinto, quinta vittoria di fila, 15 punti in classifica, qualificazione praticamente a un passo. È stata una vittoria un po' complicata, perché comunque l'Italia l'ha sbloccata solamente quasi verso fine partita con il colpo di testa di Pellegrini e il 3-1 di Belotti che ha causato l'autorete del portiere. Ciao a tutti amici degli avariati, iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con la campanellina. È andata bene, 1-3 in casa dell'Armenia, una partita tosta. Siamo andati addirittura sotto nel primo tempo, Belotti ha pareggiato, si è mangiato il 2-1. Ripresa difficile perché l'Armenia è con un uomo in meno per l'espulsione del loro giocatore a fine primo tempo. Si è messa tutta dietro e abbiamo sofferto molto, abbiamo anche subito un paio di ripartenze pericolose. Dopo, con l'ingresso di Pellegrini, che si è collocato lì un po' in mezzo alle linee, siamo riusciti con un bel cross di Bonucci, colpo di testa di Pellegrini, 2-1. 2 minuti dopo, Belotti, tiro, palo, schiena del portiere, 3-1 e l'abbiamo chiusa. Era importantissimo, anche queste vittorie un po' sofferte vanno strabene. Ora 5 partite, 5 vittorie, 15 punti, la qualificazione quasi archiviata. Manca veramente poco. Vittoria che dà ancora più entusiasmo, dà ancora più morale a questo gruppo che sta crescendo bene. È un'Italia che gioca a calcio, ogni tanto fatica, ma ci può stare. Davanti Belotti è il più in forma perché comunque il Torino ha iniziato prima la preparazione, quindi lo abbiamo visto bello tonico, bello tosto. Molto bene la tecnica del centrocampo tra Verratti, Jorginho, Sensi quando è entrato. Comunque c'è tanta qualità. Emerson sulla fascia che spinge molto. Un po' in ombra Bernardeschi, lo abbiamo visto un po' moscio, un po' sottotono rispetto a Bernardeschi del finale di stagione dell'anno scorso. Comunque bene così, 3-1 all'Armenia, noi ve l'avevamo detto, quindi nel video di stamattina, quindi seguite i nostri video, seguite il maestro, seguiteci perché ogni tanto qualcosina di giusto la diciamo. Vi salutiamo e a presto con tantissimi nuovi video dagli avariati. Ciao amici!